amici di Noi Siamo i Giovani, benvenuti, nuova puntata eccezionalmente quest'oggi nel clima festivo, natalizio. Guardate dove mi trovo, o meglio, diciamo effettivamente dove ci troviamo, esattamente nella dolciaria Lamettina Mascaro di via Salvatore Miceli alla Mezze Terme, dove tutti gli anni e anche quest'anno è pronto a fornire tutto il materiale natalizio, se vogliamo usare questo termine, perché se si parla di Natale, se si parla di regali, dolciumi, panettoni e cose del genere, io vi consiglio proprio la dolciaria Lamettina Mascaro in Lamezia Terme in via Salvatore Miceli, dove andiamo subito a salutare il nostro Antonio e il nostro Domenico, insomma tutto il personale della dolciaria Lamettina Mascaro. Ci sono anche ragionieri lì dentro, insomma, però non li facciamo vedere, ma vedete questi cestini natalizi, insomma quello che dovete fare è, insomma, non comprate il cesto vuoto, poi si va in un negozio a prendere una bottiglia, in un altro a prendere il panettone, no, ecco, direttamente alla dolciaria Lamettina Mascaro di Lamezia Terme in via Salvatore Miceli troverete già i cestini belli e pronti, i prezzi sono abbordabilissimi, poi tra le altre cose, ma non solo, per quanto riguarda cesti e questione natalizia troverete ovviamente tutto quello che necessita nei locali da bar e cose del genere. Quindi dolciaria Lamettina Mascaro via Salvatore Miceli a Lamezia Terme, il nostro compagno di viaggio di questa mattina e Noi Siamo i Giovani della Raffaele Bellachioma, il nostro carissimo Paolo Sacco quest'oggi. Paolo Sacco, già dire, buongiorno. Buongiorno. Lo sapete che io faccio di tanto in tanto anche così intervenire i nostri cameraman, come poi tra le altre cose fanno a Striscia Notizie, non so se vedete la trasmissione TG Satiro di Canale 5, insomma io quello che mi fa ridere solo guardarlo è il pugliese, come si chiama? Pinuccio rispondi, fa parlare sempre il suo cameraman, che poi non dice niente di amici, ci troviamo esattamente in quel Samir, che dici? Sempre le stesse cose. Noi non facciamo questo, meglio, facciamo sentire la reale voce. Ciao Paolo. Ciao Raffaele. Questa è la reale voce, senza trasformarla. Effettivamente c'è qualcuno che tiene la telecamera. Bene, si parte la dolciaria della Lamettina Mascaro di Lamezia Terme per affrontare ovviamente una nuova puntata. E noi siamo giovani, andiamo a sentire questi ragazzi in questo periodo, in questi giorni di festa, come si divertono, eccetera, eccetera, come stanno, che fanno. Cioè, è una trasmissione che va in onda da moltissimi anni. Ormai siamo al quarto anno consecutivo che va in onda questo appuntamento. Però ecco, lo lasciamo andare proprio perché evidentemente a voi piace. Quando c'è l'ascolto, evidentemente piace. Bene, a questo punto noi partiamo, come dico sempre, andiamo! Amici, noi siamo i giovani, siamo in caccia di ragazze, di giovani ragazze, effettivamente quello che fanno... Dove vai te? Dovete fare degli acquisti. No, io personalmente no. Lei, scusi, deve fare degli acquisti. No, personalmente no. Visto che stava entrando. È un negozio costosissimo questo. Sì. Dipende quello che... Tu dove rispondere, che te frega, se io soldi ce l'ho, è vero? Sono gentile, ecco. Allora, queste due ragazze si chiamano? Federica. Maria Teresa. Senti, Federica e Maria Teresa, è un periodo natalizio, vero? Sì. Il festa, stelle di Natale, tutta roba qua, vero? Sì. Ma io quello che voglio capire, ho capito che mi stai facendo questo, ma perché? Ma state facendo degli acquisti? Sì, sì, piano piano. Quindi fate dei regali? Io ancora non li ho fatti. Quindi, però in mente c'hai qualcosa, sì? Sì. Tipo, tuo fratello? Non ne ho fratelli. Gli è andato bene, poi. Tua sorella? Sì, non so cosa gli comprerò però ancora. Forse una borsa. Forse una borsa, perché il classico regalo della tu ad una donna regala una borsa, fantastico, spumeggiante, ti dà tutto quello che vuoi, insomma. Non proprio. Senti, allora no, lei era distratta con il sì, guarda che bel ragazzo che stava salutando quel bel ragazzo, no, che non vedete, e quindi giustamente si è distratta un attimo. Stavo dicendo, allora lei alla sorella le regala, quindi tu avendone due devi fare il regalo al quadrato, no? Eh sì, ma cioè vedo. Adesso vediamo, intanto vediamo cosa dice il portafoglio. Ma oltre a questo, a scuola andate, sì? All'università, sì. A scuola intendo come studio, no? Sì, sì. Sì, anche l'università. Come si chiama? L'università? Unicredit. Come si chiama? Unical. Lei va all'Unical, ragazzi. Quindi da Catanzaro, Germaneto. Germaneto, Catanzaro. Che si chiama? UNICZ. UMG, vabbè, UNICZ. L'Università di Catanzaro. University of Catanzaro. Ecco, che poi voi dovete sapere che è una delle migliori università. Quella di Catanzaro? Più o meno. Più o meno. Dice, vabbè, ma a prescindere da tutto questo, il vostro sogno, per esempio, tu da grande, che ti piacerebbe fare? Da grande? Non so, forse il mio sogno è fare lo stesso volo, però se ci riuscirò, magari.
Non è mio, insomma, fare l'hostess ma non è un sogno, no? Ci può arrivare. È, diciamo, un po' difficile, però. Ma secondo te si arriva tramite raccomandazione o meritocrazia? Qui. Schietta sincera. È un po' e un po'. Invece tu da grande che vorresti fare? È avvocato penalista. Avvocato penalista, che qua, ragazzi, è un mestiere che va davvero per la maggiore, no? Sì, ma è difficile comunque. È difficile fare l'avvocato o fare il penalista? Ad oggi qui sì. Oggi qua è difficile fare, sì, perché ce ne sono tanti. Uno spera, poi. Vabbè, ma tu, beh, insomma, modo che uno sceglie te, la bravura. La bravura, diciamo. Quella è in gamba, ti toglie dagli impicci e quindi ti chiameranno. Però questo è il tuo sogno. Vabbè, ma andiamo avanti. A uomini come siamo messi? Sono fidanzate. Single. Lei è single, quindi se c'è qualcuno che magari, insomma, eccetera, eccetera, è vero? Dico, se c'è qualcuno che... Vabbè. Ha detto pure vabbè. Invece lui come si chiama? Andrea. Cosa vuoi dire a Andrea? Cosa vorresti come regalo? Andrea mi regalerà un... Senti, sei Andrea? Viaggio. Sì, un viaggio. Un viaggio dove? Ci sarà? Non lo so dove me lo regalerà, spero. Vabbè. Ma ti ha detto che comunque ti regalerà un viaggio? Sì. Ma tu è la cosa che preferivi? No. Sinceramente. Andrea? Andrea. Andrea non preferisce il viaggio, preferisce altro. Per esempio, ti piace, che so, abbigliamento? Sì, anche, però è difficile, sono difficile con l'abbigliamento. Cioè, allora, Andrea, è molto difficile con l'abbigliamento, un pantalone, un giubbotto. Ah, devi scegliere te. Sì. Se ti dovesse portare in un negozio cinese... Conoscendo lui non mi ci porterà. Conoscendo lui non la porterà, perché all'inizio, quando siete fidanzati, poi tranquillo che ti ci porterà un sacco di volte. Sì. No, vabbè, si scherza. Ma in questo periodo di Natale, generalmente, che fate voi ragazze? Cioè, vi riunite in qualche casa, in un locale, giocate? Si usano ancora questi giochi tipo le carte napoletane, la tombola? Sono vere o sono solo fatti così tanto? Vabbè, prima si sta con la famiglia e poi magari si esce. Tradizionalista, prima la famiglia e poi sì. Si esce. Sì. Quindi una volta uscite, che si fa? Non so, si va in qualche locale, al caffè retro, all'off, anche perché abbiamo pochi locali. Compagnia. Però io quello che dico, generalmente la Mezzi offre questi bei locali per giovani, no? Si ci va tutte le sere, il venerdì, il sabato e la domenica, no? Si ci va anche nei giorni feriali. E che ci vai pure a Natale, a Capodanno? Però intanto se uno si sta qui alla Mezzi è l'unica cosa che può fare. Perché negli altri posti che si può fare? Andare in locali diversi, però qui... Locali diversi, giustamente. Lei dice si può andare in un locale diverso, non sempre le stesse identiche cose, le stesse facce che si vedono. Offre la Mezzi, quindi... Offre... Però ecco, noi non ci possiamo lamentare, ci sono paesi peggiori, insomma. No. Vabbè sì, questo sì, non ho detto questo. Fanno anche il Capodanno in piazza. Come al solito, però. Oppure se volete qualche consiglio ve lo do io, naturalmente potete venire presso la Giurranda, il ristorante in Plateria, dove c'è un DJ davvero d'eccezione, dalle 11.30 di sera in poi fino alle 6 di mattina vi fa ballare Raffaele Bellaghiomo, lo conoscete? Raffaele? Bellaghiomo. Sei tu. Giustamente, giustamente, se volete venire io vi invito da quelle parti, oltre alla cena c'è anche il divertimento assicurato, perché noi trattiamo soprattutto anni 90. Grazie ragazzi. Grazie. Ragazzo, dove te lo... In giro. Quanti anni hai? 20. Tu? 20. 22 ventenni, ragazzi. Io a 20 anni avevo 16 fidanzate. Addirittura. Sì, una per il lunedì, una per il martedì. Certo. Sì, per tutti i giorni. Ma oggi è così, però. Voi ci credete all'amore? Ma sì, sì. Sì. Però ancora è troppo presto per dirlo. Al matrimonio? Sì. Ci credi? Sì. Matrimonio io no, non sono... Ste cose con la fede. No, non sono... Quando si va davanti all'altare... Vabbè, no. Nella gioia... Vabbè. Gioia e dolore... Vabbè, com'è? Cambiati, malattia. Nella salute e nella malattia... Nella gioia e nel dolore... Ma se tuo marito un giorno dovesse avere davvero una problematica... Una problematica con me? Mi farà... No, con te. Ci è arrivato subito. Se ti dovesse fare corna... E prendo provvedimenti, comunque, cioè il divorzio, ci sono tante cose. Quindi allora... Non le faccio una malattia, voglio dire. Però sei una credente nel lavoro. Sì. Ci credi, cioè sì, mio marito ha vita. Sì, ma... Almeno si parte per quello. Si parte, ma poi
col passare degli anni si sa che l'amore un po' passa. Certo, perché poi diventa routine, una normalità, vero? Sì, bisogna ravvivare. State sentendo questa qua, bisogna ravvivare. Cambiamo, diamo una rinfrescatina. No, ravvivare il rapporto intendo. Certo, ma diamo una rinfrescatina, no? Nel senso che facciamo qualcosa di diverso, no? E riavvivare come? Che puoi fare? Dice, beh, uscire fuori dalla monotonia. Sì. Ogni tanto ci vuole un viaggio. Un viaggio. Ti piace nave o aereo? Aereo, preferirei. Crociera o albergo? Crociera. Crociera è tutta la storia. Perché tu quando esci poi, no, dal tuo stanzino della nave crociera, t'affacci e vedo un panorama spettacolare. Cielo e mare. Cielo e mare, però è pericoloso. Vabbè, tutti i mezzi di trasporto. No, perché a molti piacciono la crociera, però oltre alla nave che vedi? Il mare. Acqua. Ah. Basta, io mi sentirei chiusa. Beh, anche l'aereo è bello, cioè. Anche l'aereo, in realtà, che vedi? Le rondini. Non c'è niente. Ma che, ma ste ragazze di oggi, sti giovani d'oggi. Comunque io vi auguro buone feste, divertitevi. Grazie anche a voi. Anche a lei. Fatevi fare tanti regali. Certo. Che è tipo quello che ti aspetti, che vorresti. La verità. Il regalo che vorresti, dai. Vedi? Hanno tutto. Non è che preferiscono qualcosa, oggi come oggi c'hanno tutto, iPhone, borse, Adidas, è vero? Eh sì, e quindi se non ci possiamo lamentare. Non si possono lamentare perché effettivamente le ragazze di oggi hanno tutto. Grazie ragazzi. Arrivederci. Che carine. Arrivederci. Che carine, grazie, ma noi andiamo avanti, salutiamo Gennaro, shopping, electro shopping si chiama Gennaro, è un mio carissimo amico mio, vende di tutto, gas, lampadine, tutto questo. Ma ce l'avete presente questa signorina qua, la state vedendo? Ma non è una signora, questa è una signora, grandissima, tra le altre cose, è mia zia, guardate com'è carina, ciao. Spettacolare, la porto in televisione, dove andiamo quest'anno? Dove andiamo? Meglioni, magari, ti sì, ricordi? Spero. Quelle, come si dice, alla Mezzia Terme, tavolate da qua lì sotto, sì, piene di pranzo. Che bei tempi, bei tempi. Ormai non si fanno cucinavano più. Di tutto. Alla fine non sapevano più cosa. Mia nonna, sua mamma, mia mamma, insomma, tutti i nostri parenti, dopo aver cucinato in tutto questo periodo, che cucina? E cucinava anche i piedi dal tavolo, insomma, ciabatte, tutto. Tutto, è si vero. Si cucinava di tutto, era una cosa incredibile. Non ci bastava mai, non si alzavano mai da quel tavolo, da quella tavola, insomma. Carina, le feste sono per riunire le famiglie, vero? È vero. Che ti ritrovi qua proprio per proprio questa per stare uniti insieme, per tornare nella mia terra, sorella, amata, no, terra. Ragazzi, si può andare in qualunque posto, in Australia, in Canada, si può andare, che so, nei migliori posti del mondo in assoluto, si può andare come si chiama, le Bahamas, le Mauritius, le Mauritius, si può andare anche alle Mauritius, però si pensa sempre alla propria terra. Rimane nel cuore. Torna sempre, ovunque tu vai. La casa è sempre la casa. Casa mia. Com'è quella? Casa mia, casa mia. Che tu sia, è sempre casa mia. Sei sempre casa mia. Guardate, sì. Ci credete, questa è mia zia? Sì, ma oggi no. 80 anni ad agosto. No, scherzo. No. Sì, è una signorina assoluta. Bene, noi adesso da questo giorno, Aldo, tu hai detto che volevi intervistare, vero? Sei sceso da macchina, ha detto parcheggio perché mi devi intervistare. Stavi scherzando a me? Grazie zia. Ciao amore, grazie. E quindi dopo aver salutato lei passiamo. Quale buona giornata. Lui è un meccanico. Sì, faccio il meccanico. Sì, oggi come? No, perché molta gente vuole sapere, viene più qua perché molta gente vuole sapere, ma oggi come oggi, tutte queste auto che camminano da sole, cioè il meccanico adesso cosa serve? Il meccanico lavora perché lavoro sempre il meccanico. Attaccano la spina al computer. No, diciamo al 50%, 50% il computer, 50% l'esperienza del meccanico. Ci sono più i meccanici di una volta ormai, no? Ci sono, è cambiato il lavoro. Io sono uno di una volta. Ma esiste ancora il battilamiere? Esiste. Ma si chiama battilamiere? Si chiama battilamiere, ma fanno prima a cambiare i ricambi, ad addrizzare le macchine. Ma perché adesso non sono più di lamiere, sono di plastica? Sono plastica, sì. Incredibile, sono tutte resina. Sono un meccanico davvero con... Io sono un vecchio meccanico di 30 anni fa. È vero, forse anche di più, lavorava nella Volvo la mattina. Sì. In via Crati, è davvero incredibile quanti anni è. Quindi tu sai che cos'è il carburatore? Eh sì, lo. Ma esiste ancora il carburatore? Ci sono ancora, le macchine d'epoca. Lo so. Adesso non più. Tutto elettronico. Sì. Quindi si blocca quella cosa.
È finita. Senti Aldo, invece a figli come siamo messi? Ce n'ho due. A Natale come sei messo? Male. Che ti chiedi? Male. Dì, che t'hanno chiesto? I regali. Li facciamo lo stesso. Non è semplice poi gestire una famiglia, no? Ci stringiamo, ma li facciamo lo stesso. Senti, tu hai votato, sì, no? No, non ci vado. Hai votato no o non hai votato? No, non ci sono andato proprio. Quindi cosa hai pensato dopo, insomma, questo risultato? Chi va sono sempre uguale, guarda. Vedete, allora, chi va è sempre uguale. Cari politici all'ascolto, vi state rendendo conto cosa dicono i cittadini italiani? Questo è quello che dicono, chiunque va... Ho visto la stessa cosa, non cambierà mai niente. Infatti ieri ho visto anche un'intervista sulla RAI, qualcosa di incredibile, proprio presso poco la tua stessa risposta. E il politico diceva proprio, ma come, ma noi ancora non abbiamo... È proprio per questo che non vi siete mossi, ma che dobbiamo fare? No, facete niente! Può andare chiunque, una volta che entra mangerà come tutti gli altri, la stessa identica cosa. Quindi per te la politica è questa? È questa, sì. Magna, magna. Chi ha il potere di comandare mangia. Quindi andiamo a comandare. Sì, sì. E io non andrò mai a votare. Benissimo, grazie Aldo. Okay. Ciao, buona giornata. Mi raccomando, regali ai bambini, eh. Sì, no, ci sono già sicuro quelli. Perché è giusto fai dei regali ai bambini. Sì, sì, ci sono già. Benissimo, tutti i giorni è Natale. Ormai tutti i giorni è Natale. Beh, avevo intravisto i ragazzini, mi sono scappati da quella parte, ma chissà se possiamo raggiungere con il nostro Paolo. Noi cerchiamo di raggiungere quei signorini, perché la trasmissione per le vie della città di Navese Terme è nata proprio per questo, per così accaparrarci un po' i giovanotti, ma per vedere, appunto, per capire durante queste feste. Ma noi la nostra trasmissione dove andate? Andiamo a fare una passeggiata. E basta? Mario, vieni qua, che tu sei televisivo, vieni qua, Mario! Lui è davvero un personaggio, è stato anche in radio con me. I ragazzi sono pronti. Lui è Mario Bolognini. Mario Bolognini, storico DJ di RP International. Senti, i ragazzi sono pronti. I regali quelle sono pronte. E bravi papà. No, questo è un bravo papà. Mettiamo sotto l'albero. Sotto l'albero, sotto tradizionalmente. Sì. Come tu... Ma noi insomma ti regalo sotto l'albero. Come? Quando eravamo piccolini noi. Sì. C'era. Ancora manteniamo. No, ma non sapete com'è? Un anno c'era, due anni no. Era così. Dipende come andava l'andazzo con il papà. Va bene, noi. Grazie. Ciao cara, ciao. Noi andiamo avanti con il nostro appuntamento, come dico sempre, Amunend! Amici di noi siamo i giovani, guardate, tre giovani ci sono, tre, no due, perché uno è andato via, quello è timido. Come? È timido. Eh? Tu? Okay, queste sono, queste a donna andate. Sì. Come siete messi a donna? Male. Niente, Nisba? Ma è un periodo natalizio, sinceramente le ragazze oggi come oggi, a Natale, sono un po' più propense. Un regalino, una cosa. Ma le amichette a scuola ce l'avete? Sì. Qual è che ti piace? Ti dico la verità. Nessuno. C'è una che ti piace? No. Queste le amiche di scuola non andate bene. Però andiamo al nocciolo della situazione. Voi uscite la sera? Sì. Dove andate? Sul corso. Con lui. Ah, tu vai con lui, dove sì. Ti porta vai, ho capito. Ma andate sul corso a fare le passeggiate, cose così. Sì. Ma non fate qualcosa di diverso, tipo che so, una festa, festicciole, cose varie. Quando capita, ma mai, quasi. Senti, tu quando esci, c'hai i soldi in tasca? Sì. Chi te li dà? Papà. A chi gliele dà? Papà, a te? Pur. Mamma niente? No, è rivolto a tutte e due. Anzi, mamma addirittura alcune volte dice, te spendere tutti. Sì. Vero? Papà. Tuo padre. Senti, i capelli a te chi li fa? Vincenzo Molinaro. Ciao Vincenzo, noi ti salutiamo, un mio carissimo amico Pino Maier, lo conosci? No. Confermi Pino Maier, la Messe Terme, vedi questo Colombo, no? Perché vedo i capelli fatti stile Pino Maier. Bene, detto questo, ho salutato Gennaro Elettro Shopping, Piazza Mercato Vecchio. Ciao Genna! Sei il bombolaro più gassoso del mondo. Bene. Poi ci sono. Allora, c'è il compagno di classe, vedi qua, compagno di classe, vedi dove è la cosa. Poi ci sono i compagni di classe. Allora, noi mi stavo dicendo che nella vostra classe, insomma, le ragazze non è che sono tante carine. È capitato così. È capitato. E voi che avete detto? Tutte così sono? Vabbè, sono tutte così. Ti accontenti? Non c'è solo la nostra classe. Giustamente non c'è solo la propria classe. Ma il pomeriggio dovete studiare. Certo. Sì. La verità, tu studi? Sì. Ovviamente. Il voto più basso che hai preso? È 3.
Uguale. Ah, questo esce con lui, gli stessi voti. Siete fidanzati? No. Dico io, è tutto quello che fa lui. Fa. Tu guarda, il voto più basso. 5. Onesti, invece il più alto? Il più alto per ora 7,5. La verità, la materia che odi di più. Latino. Perché? È difficile. Il latino. Che la nostra lingua deriva dal latino. Lo so. È un castrum, sai che significa? No. Siamo ancora all'inizio. Neocastrum. Mi costa. Che lo so, che carino che sei. Che lo... Hai visto che lo sai? Logi. Che c'è di difficile? I verbi. I verbi. Coniugare. Sì, è difficile, abbastanza. All'inizio. Per esempio, tu la sai la capitale della Birmania? No. Se io ti dovessi dire nel mezzo del cammin di nostra vita mi trovai una selvostruzza. Questi sono ragazzi intelligenti, ve lo dico. Se chi era lui? Dante. Che dite? Invece a Juventus quella che è. Come si chiama il difensore della Juventus? Bonucci. Chiellini. Barzai. Sono preparati. Ma che pensavate? Questi sono solo Dante, la Divina Commedia. No, conoscono anche i giocatori, conoscono i poeti. Ma le carte napoletane le conoscete? Certo, sì, ovvio, sì. Come si gioca a 3-7? L'unico gioco che non so giocare. Beh, ci sono i pali, tipo i quattro pali. Bra. E poi bisogna prendere su quel palo. Bravo, vedi che lo sa, ma la birra te la giochi? No. Ma secondo voi Natale si gioca a tombola, carte, cose del genere, oppure si sta sui telefonini come fate ultimamente? A tombola è la tradizione. Anche per me, tombola, carte, stare insieme, no? Sì. Tombola. Ma lo fate perché avete visto i vostri papà e i vostri genitori, oppure perché ti piace farlo? Mi piace farlo, inoltre è la tradizione. E invece quando state due pezzi di due, tre ore davanti al telefonino, qual è l'applicazione che vi ci fa rimanere così tanto? Vabbè, Facebook, oppure WhatsApp. Sinceramente io non lo uso tanto. Vedi, per esempio, lui non usa tanto, tu? Che uso ne fai dal telefonino? Vabbè, diciamo sui social network perché mi sto in contatto con altra gente e poi vabbè anche WhatsApp. Vabbè, anche WhatsApp, certamente per comunicare, ormai anche perché è gratis la cosa, quindi è giusto così, però bisogna avere un collegamento internet. Senti, invece le partite di calcetto, queste cose qua? Qualche volta. Qualche volta. Io ricordo che quando ero bambino giocavo 3-4 volte a settimana, o forse magari ogni pomeriggio, o anche il pomeriggio e la sera, ma tutti i giorni. Qualche volta sì. 3 volte a settimana io. Qualche volta, 2 volte a settimana. 2 volte a settimana gioco. Ma la pallavolo invece? Non sono messo tanto bene io. Non la pratico tanto. Neanche io. La praticavo, poi sinceramente mi scocciavo. Scocciavo? Sì. Giocare a sta cosa. Meglio no. Il calcio. Ma in fin dei conti, poi alla fine le situazioni tradizionali non sono passate, no? Insomma, a Natale fate quel che i vostri genitori facevano. Penso che tu come regalo, che ti aspetti? Penso, non lo so perché. Vediamo, sentiamo i giovani d'oggi. Quanti anni hai? 14. 14 anni, vediamo i ragazzi. Quindi sei nato nel 2001? No, 2003. 2003. Li faccio quindi, a febbraio. Quindi i nati nel 2003. Vediamo, io il 2003 già praticamente ero papà. Fammi capire, pure per capire che regalo devo fare a mia figlia che già me l'ha chiesto. Capiamo il genere di regalo, di oggetti che loro amano. Tipo? Beh, io desidero più che altro una chitarra elettrica. Vedi, per esempio, lui voleva fare rocchettare una chitarra elettrica. Ah, ma lo si vede, Metallica, bravo Paolo. Lui è innamoratissimo di queste cose, devi sapere. Tu invece? Sempre sul genere musicale, credo. Tu la chitarra elettrica? No, ce l'ho già. Perché loro vanno tutti in tandem, tu? Per Natale non aspetto nulla. Non ho... cose che voglio specificamente. Io lo vedo come Papa Francesco questo qua. No, troppo Papa buono. Francesco, no, Papa... Troppo buono. Sei troppo. Ragazze, voi che siete alla. Voi che state guardando questo appuntamento, questa trasmissione, non ve lo fate scappare. Il buongiorno si vede dal mattino. È vero. Fai vedere questo signore là che mi sta facendo. Lui dovete sapere che è il mio collega Stefano Santori. Girano i dischi Stefano Santori, Raffaele Bellacchio. Ecco, l'avete visto? Ecco, mi ha fatto il segno, lo sai che cos'è quel segno, no? Prendi l'anello, bravo. Non lo dire, non si dice, so. Alla tua fidanzata, che regalo? Avendola. Non lo so. Dimmelo.
Non lo so, davvero. Dai che te l'ha detto. Non lo so, davvero. Te l'ha fatto capire, però. Ma proprio non lo sai proprio. No. Io lo so che sta pensando, dipende quanta moneta ho. Ecco. Vediamo la disponibilità che ho. Tu invece? Non ce l'ho. Lui gli è andato a me, dice non ce l'ho tu. Idem. Tu non ce l'hai nemmeno? No. Perché? Perché non ti è capitato oppure perché ancora non avete la voglia di fare questo? No, ancora non ho la voglia. Oh, dice ancora ci divertiamo, eh. Senti, ma quando sentite queste pubblicità in televisione, non fumate, il fumo fa male, eccetera, eccetera, voi che idea vi fate di questo? Vabbè, giusto, non bisogna fumarci. Ma tu con una sigaretta ti sentiresti più grande? No. Più figo? No, veramente mi sentirei più stupido. O più forte? Non tanto, no. Ma siete sicuri di quello che dite oppure fra 3-4 anni vi trovo con la sigaretta? No, no. No. È vero. Invece, come? È un po' in dubbio. Ma voi programmate il vostro futuro con la scuola? Non si può prevedere il futuro. È vero, non si può prevedere il futuro. Però programmare sì. Per esempio, tu stai programmando il tuo futuro tramite la scuola. Cioè, vuoi studiare e diventare qualcuno? Oppure magari papà tu dice, vai al gommista che impara a fare il gommista. No, dovrei studiare per avere un lavoro comunque... nobile. Sì, vabbè, tutti i lavori poi alla fine sono nobili. Nobilita l'uomo, no? Il lavoro. Tutti danno del suo. Quindi a te però piacerebbe fare... Ah, l'ingegnere informatico. Ingegnere informatico, parliamo sempre del www, mi piace tu. Quindi tu invece vorresti fare? Nell'ambito della biologia. Biologo, tu? Non ho le idee chiare, medico, non so. Qualcosa del genere, tipo medico, infermiere, sta roba qua. L'importante è che c'ha a che fare la medicina. Invece questo ragazzo... Il medico, il farmacista. Quindi abbiamo due medici, un informatore e tu? Un ingegnere informatico. Un ingegnere informatico e tu hai detto presso poco. Biologia. Biologo. Ma ditemi voi, poi insomma, se uno di voi ha bisogno di una casa, chi la fa? Muratore. Ingegnere, muratore. Muratore, l'ingegnere. Ma sti muratori dove sono? Nelle imprese. Vabbè, ormai nessuno vuole fare. Lui ha capito, ecco. È l'unico che ha capito la domanda che ho fatto io a bruciapelo. Insomma, nessuno vuole fare. Nessuno vuole fare più questi lavori. Vogliono fare tutti i lavori, diciamo, più alti. Certo, più... Che portino più soldi. Sì, per guadagnare di più. Però in realtà, vedi, se tutti voi giovani, quello non vuole fare il muratore, quello non vuole fare il decoratore perché si sporca, quello non vuole fare così il carpentiere perché magari si taglia. Insomma, poi oggi domani chi le farà questi lavori? Non so. Ci avete pensato a questo? Sinceramente non ci ho mai fatto caso. Veramente, non ci hanno mai fatto caso. Però ci facciamo noi caso grandi perché effettivamente abbiamo capito che stanno scuotendo. Tutti stranieri sono stimolati. Sì, perché... Non trovano lavoro. E anche perché siccome questo settore sta andando, diciamo, a rotoli... Esatto. Non c'è molta possibilità. Bravo ragazzo, bravo ragionamento, anche perché è un settore che magari è in crisi, non è che hanno tutta questa possibilità di andare avanti. Invece a cucina, fornelli, cosa? Se tua mamma dice fatti il latte. Ci provo. Ci provo tu invece. Siamo messi male. Ci provo pure io. Ci provo. Però un panino te lo sai fare, dai. Sì. Vabbè, un panino sì. Mattina andate a scuola con tè, acqua, panino oppure altre cose? Latte. Ma all'intervallo oppure? Sì, all'intervallo. Cosa? Vabbè, biscotti, panino. Vedi, io ricordo una volta Paolo che a scuola noi ci portavamo il pane. Io mi portavo niente. Capito? Io pane e frittata. Io panini, quello che... Era davvero qualcosa di spettacolare. Questo per farvi così, questo per farvi rendere conto effettivamente i giovani d'oggi come sono, pensano a tutt'altra cosa, insomma è cambiato tutto quanto, non è più come una volta, effettivamente lo si vede anche nella colazione, nella classe e soprattutto dai mestieri che loro vogliono fare, insomma da grande, informatico, ma nessuno vuole fare il geologo. Non mi piace se come lavoro. C'è gente che lo vuol fare magari. Lo fa? No, questo non lo so, però... Tu lo ricordi il calzolaio? Quello che fa le scarpe. Vedi come cambiano i tempi. Una volta c'era i calzolai, perché ricordo che i nostri papà, o anche loro stessi, avevano un paio di scarpe, quindi se si rompevano... Sì, si rompevano, si aggiustavano. Invece oggi, una minima cosa, compriamo le scarpe nuove. È vero, ma non solo le scarpe nuove, come li volete? Le ultime che sono uscite. Le ultime che sono uscite, Nike, Adidas. Fatti vedere queste scarpe che c'erano queste, guardate.
amici, tutti Adidas e Nike. Va bene, però è la vita che va così, è il periodo che va così, questi sono i giovani, questi e noi siamo i giovani. Ancora una volta benvenuti a voi che state guardando la televisione, insieme a loro io vi dico ciao ragazzi. Andiamo. Insieme a loro io vi dico andiamo. Voglio fare tutto insieme, è tutto. Insieme a loro io vi dico andiamo. Cioè, ci sono tre ragazzi, cioè un maschietto e due ragazze. La cosa carina che stanno facendo, che stanno state vediamo a quanto sei. 5, 20, 25, 40 euro, ma scusa, con 40 euro che dovete comprare? Un regalo. Uno. Ma è una persona importante? Sì. Ecco perché 40 euro, ma chi è? Lo possiamo sapere chi è? Una nostra compagna di classe. Ah, che carini che sono, una vostra compagna di classe. Sì. Come si chiama? Anna. Anna, hai visto queste tre? Ma dico io, queste tre ragazze stanno facendo un regalo di costosissimo tra le. A me non le ha spese nemmeno mia moglie, 40 euro. Non è colpa nostra. Come non è colpa nostra? Lo state facendo voi. Ma è il regalo di tutti. A me che deve essere una. Che c'è? L'aureola in testa? No, no. È brava, vuole bene a tutti voi. Sì, sì. Senti, voi che scuola frequentate? Scientifico. Il primo. Scientifico. Quindi questa ragazza ovviamente frequenta lo scientifico. Sì, sì. Ma è brava in materia o è brava come persona? O ha un cuore buono? È buono, è buono. Ecco, tre ragazze si vogliono bene, è vero? Sì. Vi baciate pure. No. È passata, sta tradizione non la fanno più, io vedevo molte che vi baciate. Senti, invece a scuola com'è andata? Vai a sentire cosa hai detto? Cosa? Tu hai Barbara, quella chiamata. No, si chiama Sara. Ha detto, Sara, i soldi. Ti ha chiesto i soldi. Sono qua. Sono qua, sono al sicuro. Senti, stavo dicendo, la tua scuola ti puoi lamentare di qualcosa? No, no. Tutto ok? Sì. Anche i docenti. Senti, visto che è periodo di Natale, che il regalo che vorresti ricevere? Però, onesto. Quello che tu hai pensato, sta arrivando Natale, a me piacerebbe avere. No, niente di particolare. Generalmente questi ragazzi di oggi amano sti iPhone, sti... Me l'hanno regalato. Il tablet. Adesso per Natale. Il regalo che vorresti? No, no. Ah, quindi hai già avuto l'iPhone? Sì. Ma per la tua bravura oppure perché lo desideravi? No, no, me l'hanno regalato. Ah, proprio un regalo così. Senti, quanti giorni di vacanza avete adesso? Dal 23 al 9. Ah, vengono trattati bene. Perché fino al 9, scusa? Perché c'è il ponte. Ah, c'è poi sabato e domenica. Okay. Ho capito. Senti, e tu il regalo che fai invece a tua mamma e a tuo padre? Ancora non lo so. Ma stai girando? Sì. L'hai trovato? No. Hai speso molto? Ancora non l'ho preso. No, dico, ma vuoi spendere molto? Sì. Va bene, grazie. Sento gentilissimo. Grazie. Guarda, guarda Paolo. Ma fammi vedere questo... No, ti devo chiedere nuovamente dei capelli. No, a lui. Lui compra un ragazzo. Ma i capelli te li fai tu o vai dal parrucchiere? Dal macellaio, veramente. Questo che è il capello che c'è, fantastico, spettacolare. Senti, qual è la squadra del tuo cuore? Detto? L'Inter. Avete sentito? Io l'altra volta ho chiesto a questo ragazzo, perché, poverino, consolatelo un attimino. Invece no, ha vinto poi alla fine. Alla fine, avvia. Come ti chiami? Aldo. Tu come ti chiami? Io sono Luca. Lui è Luca, eh? Ehi, quello si chiama Luca. Che è Antonio Romano. Hai capito? Lui ha capito che Antonio Romano Mercurio, vieni qua. Lui che pensava? Tu pensavi che non ti conoscevamo, vero? No. Vieni. Lui pensava che no, non lo conosceva. È famoso. È famoso. Senti Paolo, mi puoi fare vedere le scarpe di quel ragazzo? Guardate che spettacolo che c'hanno i piedi questi ragazzi di oggi. Una volta mettevamo quelle scarpe con i tacchi e quando camminavi ti sentivano dappertutto, invece adesso. Ma è un colore che ti piace? No. Te l'hanno comprati a forza? No. E le hanno dovute mettere per forza? No. E vedi i ragazzi che fanno in questo momento? Sono intervistati, però a voi amate il telefono. Ma che canale è? Quale? Dillo! No. No, noi abbiamo una partita oggi molto importante, dillo, no? Che partita è? Nessuno. Cioè? Lui. Ah, tu sai giocare? Io sono forte. Sì, guardate che fisico che c'è. Però... Fa la palla.
Però se tu guardi Wayne è bello robusto, no? Però è un grande giocatore. Però è un grande giocatore, no? Tu che perché fai? Sei tifoso? Sì, sì. A me sono io tutto, ma che sto dicendo? Senti, il regalo che vuoi? Ma cosa la vuoi? No? Gli ho detto, oh, papà, guarda, se in caso mi vuoi fare un regalo. No, no. No, io non viene dal Piemonte. Ho capito, viene dal Piemonte, ma da dove? Eh? Da dove? Cioè non intendo dire. Dove? Ah, dove? Da... Luca, com'è che si chiama? Verbani si chiama, no? Dalla Verbani, ah, tu arrivi dalla Verbani. Dalla Ferrari? No, no. C'è la maglietta. Reggio, tu sai dove si trova la Ferrari? Sì. Sì. Milanello. Milanello. Ah, Milanello. Ma è... Ah, Maranello, Milanello c'è il Milan. Maranello, perché a Milanello c'è il mio, va bene. Fa, no, no, è lui. Ragazzi, invece come siete messi? Bene, bene. No, lui cioè? È impegnato. No, lui. No, tu per esempio adesso che stai facendo? No, una cosa per un torneo. No, sì, dovete sapere che lui stava mandando un messaggio, però sai a chi? Al ragazzo di fronte, insomma. Perché ormai si messaggiano lo stesso, anche se sono a tavola, si mandano i messaggi. È così, ci sta, no? Ci è sta. Una cosa che può accadere questo. Certo. Tu hai mai mandato il messaggio a colui che ti stava di fronte? A lui? Sì, perché mi faceva così ombra che non lo vedo. Ridillo, ridillo. L'ho cagnato. Gli facevo... Cosa hai fatto? Mi faceva ombra. Gli faceva... Che spettacolo. Il giovane, guarda, hai fatto vedere quei ragazzi, che moda è quella? Hip hop. No, le hip hop, vero? Insomma, è ancora un classico che va dai giovani d'oggi. Va bene, la squadra di calcio lo posso sapere? Juve. Tu? Milan. Juve. Vabbè, te lo sappiamo, Inter, vedi come è lì. Juve. Sassuolo. Finalmente un italiano abbiamo, il Sassuolo, giustamente, che c'è un solo giocatore straniero, ce lo sai, no? Sì. Sassuolo. E chi è? Com'era? Com'era? A un solo calciatore straniero. Va bene, io con questi fantastici ragazzi scendo per la via della città, percorso Giovanni Cotra. Ragazzi, io vi auguro buone feste. Grande prova. Volete dire qualcosa a qualcuno? Oggi è Babbo Natale. Volete lanciare un messaggio, fare un appello? Sto pensando un attimo. Sì, perché c'è lui che vuole dire una cosa importante. Beh, però me la sono scordata. Vuole dire una cosa talmente importante che l'ha dimenticata, vero? Può capitare. Può capitare, i giovani d'oggi. Se tu vedi il tuo amico con la sigaretta, cosa gli dici? Come? Se vedi il tuo amico con la sigaretta, che gli dici? Oh, ma c'è io faccio fumare. Fuma. Fuma. È vero, tu? Che è un coglione. Bene, ecco. Bravissimo. Lui? Lui? Ma chi è lui? Se vedo lui con la sigaretta. Gli dico bravo così muori presto. Ecco qua, così dice tu. No, però anche scherzando ha detto una cosa seria, no? Ha detto una cosa seria, anche scherzando però è seria. No? Perché chi fuma... Uccide. Se vedo tutti questi con le sigarette, spostate che vi ammazzano, eh. Il fumo uccide. Hai ragione. E quindi non fumate, ragazzi. È da bere che birra, gassosa, caffè, che bello. A Natale che lui. Ma tutto lui fa. Ma poverino che fa tutto lui. Allora volete sapere che lui fuma, beve, tutto tu. Io acqua, non io acqua. C'è sempre. Vabbè, ma una domanda seria e vado via. Ma del bullismo, che ne pensa? Allora, noi non abbiamo mai bullizzato nessuno. Mai. Lui è sempre stato bullizzato, però non da, no. Da bambino. Però vi sembra una cosa giusta. No. Perché? Ovviamente sto scherzando. No, tutte le persone sono sullo stesso piano. Sì, certamente, come dice. Tutte le persone sono sullo stesso piano, vero? Giusto, forza Crotone. E forza Crotone. Giusto. Forza Crotone, ho detto che ti sento nella vedere quando fanno un che cazzo è? Perché non vogliono. Ognuno ha la propria squadra, anche se è in eccellenza. Tu calcola che noi, insomma, facciamo il derby quest'anno, lo sapete, no? Sì, lo so. Con chi? Col Sanmiamo, quello là ormai sta risolvendo pure dall'eccellenza. Sì, ma no. Dobbiamo pensare alla Coppa Italia. Vedi, e tu vuoi vincere? La Coppa Italia, almeno si sale direttamente ed è un prestigio. Bene, grazie ragazzi. Arrivederci. Natale Soldini, sì. Non ve le sparate le macchinette, però. No, lui è sigaretta. No, non è sigaretta. Incredibile. I ragazzi di oggi. Questi sono i giorni d'oggi, adesso che fanno? Cioè, vogliono fregare niente, si mandano a quel paese.
Una volta, insomma, queste cose, c'era la vera fratellanza, c'era realmente l'amicizia. Io ricordo che, insomma, oggi come oggi amicizia non ce n'è, perché effettivamente se tu guardi questi ragazzi, sono sempre, guardate quella signorina dov'è, al tablet, telefonino, iPhone, ecco, e c'ha l'amica vicino, ecco. Non è che socializza con lei, dice, no, come stai, vista che la professoressa ha fatto questo? No, giusto. Sì, infatti, ecco, come dice il nostro Malosacco, per copiare, scusa, te la posso fare una domanda? Ma tu usi WhatsApp? Sì. Vedi, ecco, prima un gruppo di ragazzi ho chiesto, ma voi usate WhatsApp? Sì, ma soprattutto lo usano in classe? Spesso sì. Magari per passarsi informazioni, vero? Sì. Senti, ma io non riesco a trovare la soluzione. E ti mando la risposta. Ma se dovesse capitare che il professore se ne accorge? La sanzione prevede? Beh, di solito sono... come si suol dire tra di noi, sono cazzi suoi. E quindi sospesa. Sì. Quindi addirittura con WhatsApp si va alla sospensione delle lezioni. Di solito. E tu ci sei mai messa a questo rischio? No, io non uso mai il telefono in classe, quindi sono una persona per bene. Ma lo dici perché c'hai davanti la telecamera o perché è vero? No, è vero. Quindi tu stai dicendo che WhatsApp in classe non l'hai mai usato? Sì. Il telefono in realtà? Ma quando sono a casa, ma... Cioè, certamente, sì. Quando sei a casa un aiutino con Wikipedia si può anche dare, no? Sì, sì. Ma tu credi che Wikipedia è veritiera, giusta, perfetta? Di solito sì, noi usiamo sempre Wikipedia per trovare le soluzioni a molte cose. Quindi tu pensi che Google ti dice sempre comunque la verità? Beh, alcune volte sì, altre volte no. Vedi, però è saggia, dice alcune volte sì, altre volte no, perché non sempre Google ti può dire la verità, sai? Mm-hmm. Sai che una volta io l'ho fatto, guarda questa signorina, fagli vedere com'è carina, piccolina, con i capelli rossi. Che classe fa, la prima media? No, per il primo superiore. Ehi, vieni qua, andiamo a dire la cosa. Fai il primo superiore, vieni. Sì. Non si vedeva, io pensavo che faceva la quinta e la metà. No. Vabbè, però accadono queste cose. Bene, stavo dicendo, ci si aiuta anche con Google, Wikipedia, no? Però a Natale, i regali, che li vai a cercare con Google? No, ovviamente. Quindi un'idea ce l'hai. Beh, i regali non si possono, si possono sempre ordinare da internet, però generalmente li vai a comprare da qualche parte. E quindi tu quando fai un regalo a una persona, fai il regalo in base alla persona o per quello che ti piace? Ma ovviamente io soddisfo sempre i bisogni degli altri e comunque regalo quello che a una persona piace, può piacere. Che può piacere, beh, certo, Raffaele, ma che domande mi fai? Ma dico io, insomma, regalo una persona, che vado a regalare a Paolo? Io magari che sono la bicicletta, non gli piace, quindi gli regalo una chitarra elettrica che gli piace, sì. È vero così. Senti, ma tu quando senti all'uscita dei locali una ragazza si sente in coma... magari abuso di alcol oppure che so sbanda con la macchina all'uscita della discoteca, tu quanti anni hai? 14. Tu a 14 anni, no? Ogni tanto hai sentito notizie del genere? Sì, al telegiornale. Che pensi? Beh, penso che di solito molti giovani della mia età fanno queste scelte molto azzardate. Ecco, appunto. E di solito si mettono sempre nei rischi, come io di solito non sono mai andata in discoteca in nessun altro posto simile, perché a me non piace molto la gente troppo attaccata, poi c'è troppo la confusione. Sì, questo. Non ti piace? No, per niente. Mi piace. Quindi stare tu da sola. Eviti proprio i posti di confusione? Sì, di solito sì. Quindi se vai in un locale preferisci andare in un... Ma generalmente non è che mi dà proprio fastidio tutto, però cioè, in un locale un po' vuoto è l'ideale un po' per me, di solito. Ah, capito, i locali vuoti sono l'ideale. Vabbè, però posso davvero rilassare un attimino. Sì. Allora ragazzi, che voi state, cari locali che state fallendo, chiamatela. Perché se siete vuoti ci penso lei, eh? Sì. Senti, i miei genitori? No, tutto bene, sono... Che regalo fai a loro? Non lo so, generalmente non li ho mai fatti, però... Non... No, devi cominciare, perché ormai sei signorina. Sì, lo so. E l'aspettano pure, eh? Sì. Ma poi, alla fine, i regali ai genitori, alle persone care, o meglio, in famiglia, sono pensieri più che altro. Sì, di solito sì. Tu calcola che io il regalo che ricevo maggiormente a Natale è il posto a cena. Dico che basta, basta, è bene stato re, c'ho la casa piena, posso fare un negozio di posto a cena. Posto a cena. Ho capito che sono fumatore, però insomma tutti sì. Va bene, a studio come siamo messi? È tutto a posto, ho iniziato... Tutto tempo dedichi?
No, di solito 2 o 3 ore a settimana, perché vado al liceo linguistico. Ti bastano? Eh? I 2 o 3 ore ti bastano? Sì, di solito sì, faccio il primo superiore e ho incominciato quest'anno. Bisogna studiare quel che serve, insomma. Sì, di solito. Che uno studia 5 ore, poi magari in 5 ore capisce 5 minuti. Infatti. Insomma. Non serve. Va bene, grazie. Arrivederci. Grazie, alla prossima. Mi voleva dare la mano, io glielo do, guarda, ci stringiamo la mano, mi sa che carina. Grazie, grazie ancora una volta. Guarda, vieni qua il telefono all'orecchio, vieni qua, devo una cosa. Guardate quel signorino col telefono all'orecchio. Quanti anni avrà? 12, 13, 14 anni. Ovviamente parla al telefonino. Sicuramente al suo papà gli chiederà un altro telefonino a Natale, perché amano. È vero che ti piace il telefonino? Sì. Quale? Quello che ho io è uno che proprio no, non è un top. Allora dice il telefono che ho adesso non è top. Guarda che carino che è. Non è un telefono top, perché il top qual è? Beh, gli iPhone. Quelli vedi, i giovani d'oggi amano questo, l'iPhone. Ma poi tu te l'hai comprato l'iPhone? Sì. Gliel'ha detto quanto costava? 900 euro. È regalato a Natale. Questo Natale? No, quello. L'anno scorso. Papà, dico io, c'è il cioè, non è il tuo, lui chi è? No, lui è Andrea. Andrea, ma dico io, questi telefonini di questi giovani è una cosa normale secondo te? Insomma, è possibile questa cosa? iPhone, ma tu quanti anni hai? 11. A 11 anni intendo io, a 11 anni l'iPhone, che ti serve? Serve, perché poi me lo tengo fino a quando non sono vecchio. Allora gli è stata fatta bene la cosa, cioè, te lo compro però ti dovrà rimanere fin quando sei vecchio. Insomma, la tua squadra al cuore. Milan. E tua? Milan. Due milanisti. Ma quest'anno sta andando bene, però. Diciamo che Montella vi ha risollevato un attimo. Più o meno. Vabbè, guarda che capello che c'ha carino, Pino Maier, come lo sai. Grazie. Prego. Ma io volevo fare, io siccome ho un Carlino a casa, che si chiama Lucky, è davvero molto bello, è simile a questo qua, guarda che spettacolo. Questi sono cani particolari, no, vedi? Sono spettacolari proprio per le loro caratteristiche. Questo invece è un... Bulldog inglese. Bulldog inglese, ecco perché mi ha attirato, visto che il mio è un bulldog, deriva dai bulldog cinesi, il Carlino. Ho paura ad uscire, ancora è troppo. Perché, piccolo. Quanto? C'ha quasi 4 mesi. 4 mesi, che a 4 mesi l'ho dovuto legare. Incredibile, il bulldog, che poi dicono il bulldog è aggressivo. È una razza comoda, lui vuole stare a casa. Allora, sto vedendo la mezza sociale qua. Io gioco con la Lamezia Sociale. Che abbiamo ragazzi, che ti abbiamo beccato? Lamezia Sociale, come andiamo quest'anno? Stiamo andando bene. Ho visto, ho letto. Stiamo andando bene, la squadra... Sapete che la Lamezia Sociale è il fiore all'occhiello della nostra città, dovete saperlo, perché insomma vanno molto bene, insomma da parte nostra è orgoglio questo qua. Sì, ma noi siamo felici di fare parte di questa società. Oggi giocate con? Oggi giochiamo a Borgia, contro il Borgia. Quindi è una vittoria assicurata. Speriamo. Quella di oggi è una vittoria assicurata, a Borgia, insomma, alla fine. Ma è riconosciuto, sì. Sì, è un torneo FIGC a tutti gli effetti, sì. Quindi arbitri e tutto? Sì, male. Sì, tutto, ciao Maurizio. Regolare? Come... Tutto regolare. Tutto. Invece della Royal, la Lamezia, che ne pensi? È grande, finalmente una squadra femminile, io quando posso vado a vedere le partite. Andate a vedere, ragazzi. Sono delle ragazze davvero in gamba che ci stanno dando un sacco di soddisfazione. Ho fatto anche un torneo con loro l'anno scorso a Natale, sono in gamba, sono grandi. Forza Royal che sono davvero insieme a loro quello che noi possiamo dire, abbiamo una cosa buona alla Lamezia, e Royal Lamezia e questo cagnolino che è davvero molto carino. Grazie. Prego. Grazie. Buona giornata. E in bocca al lupo per la partita. Guarda questi ragazzi. Tu pure. Come ti chiami? Giuseppe. Perché lui è venuto, tu vedi che ti faccio intervistare, è vero? Non te l'ha detto lui? Sì. Vedi com'è che deve essere, è vero? Che carino. Come ti chiami? Giuseppe. Quanti anni hai? 11. Ma tu a Natale che vorresti? La PlayStation. Ehi, papà, la PlayStation. Quale? 4. Ah, la 4 vuole, Cioè, praticamente l'ultima, vero? Sì. E che c'è di particolare? Ci sono dei giochi nuovi. FIFA. Ma dice sempre le stesse cose, però. Il telecronista, perché dice sempre le stesse cose? Non lo so. Parte un tiro, non va. E basta. brutto fallo. E dice sempre la stessa cosa. La PlayStation. Una volta quando giocavamo noi a calcetto, vedevamo dei pupazzetti che si muovevano, nient'altro, delle macchie erano. Adesso davvero sembrano delle partite vere. Sì. Vero? Sì. La tua squadra del cuore?
Juve. La Juventus, allora lui sì che si diverte, hai visto? Perché non si divertete con lui? Juventini. Almeno vincete sempre, no? A me non piace la Juve. Ma vince sempre. Lo so, però... Dice, ognuno lo sa, ma è giusto, sto scherzando, ognuno ha la propria fede, anche se la Juve vince, è la squadra più forte d'Italia, insomma, quello che volete voi, però c'è chi ama l'Inter, il Milan, il Napoli, ma qual è Napoli, la Roma, ma qual è Roma, la Vigor o la Venezia? Io giocavo una volta tanto tempo fa. Una volta, guarda Paolo, ma lo stai inquadrando un attimino. Lui una volta giocava, e quanti anni ha? 70 anni, che carini che sono, troppo tocchi questi qua. Bene, noi adesso andiamo a concludere il nostro appuntamento, andiamo, l'avete detto, fai vedere a lui che ci teneva tantissimo, e come dico sempre, andiamo! Amici di Noi Siamo Giovani, siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento. Abbiamo sentito davvero di cotte e di crude, tutti i colori, questi ragazzi che vanno in giro, campare di Natale, vestiti, regali, eccetera, eccetera. Noi, a proposito di vestiti, ve lo consigliamo noi. Adesso un abbigliamento davvero per giovani, per ragazzi, insomma, per ragazze, ragazzi, uomini, grandi, piccoli, insomma, per tutti. Un negozio d'abbigliamento per tutti, ma la particolarità di questo negozio qual è? È il prezzo, ovviamente. Voi confrontate i prezzi con ovviamente la qualità, la merce, eccetera, eccetera. Bene, allora diciamo una piccola parentesi dedicata al nostro appuntamento, dove noi tutti i giorni, in tutte le puntate, abbiamo sempre comunque un compagno di viaggio. Quest'oggi abbiamo scelto, ovviamente, oltre alla Dolciaria e alla Medina Mascaro, anche l'abbigliamento. Io dovevo chiedere a mia cugina, sai che non mi ricordo come si chiama, eh? Ma questo è il bello della diretta, no? Perché uno che fa, uno che deve, dove vai? Se ne scappa. Dove vai? Vieni qua. Stavo dicendo che il negozio si chiama esattamente, fallo vedere Paolo, fammi vedere qua. Il paradiso? Abbigliamento. Il paradiso abbigliamento. Non ci confondiamo con il paradiso delle donne, che quello era tutta un'altra cosa. Questo è il paradiso dell'abbigliamento. Voi volete un paradiso? Eccolo qua, insomma, è come il nostro Paolo vi sta facendo vedere, abbiamo anche i clienti, giustamente, insomma, ogni tanto si vedono anche loro, ditemi voi, guardate che cuginazzo che ho, fai vedere il mio dolce cugino, guardate che spettacolo, ragazzi, se voi ragazze che siete state guardando la nostra TV, lo state vedendo, non è fidanzato, assolutamente, non è né sposato né fidanzato. Magari. Oh, di che scherzato? Scherzo. Sta scherzando. E poi ci sono anche quelli che si stanno cambiando, ecco. Giustamente. Che spettacolo, ragazzi, questo effettivamente, come vi dicevo, è la normalità, un po' di confusione, perché il negozio è davvero carino. Voi andate dai cinesi, roba. Io non è che vi dico non dovete farlo, però cercate di girare nella città, perché troverete davvero dei negozi particolari con prezzi spettacolari. E noi proprio da questo negozio di abbigliamento che si chiama Il Paradiso dell'Abbigliamento, via dalla Mezzia Terme, e concludiamo qui. Noi siamo i giovani, grazie Paolo. Grazie a te, Raffaele. Noi naturalmente ringraziamo tutti voi che ci avete guardato, insomma, ringraziamo il nostro Francesco Santoro, Cristian Balaia, Paolo Sacco, Massimo Mercuri, andiamo a salutare Marcello Lepiane, naturalmente anche Francesco Santoro, l'ho detto, sì, Francesco Santoro l'ho detto, il nostro Giovanni De Grazia, devo salutare anche Mino Forte, Tonino. E poi Marco, no? Cioè, giustamente, anche insomma, Mario De Grazia, che dovevamo salutare, e tutti i ragazzi che naturalmente ci seguono puntualmente. Poi abbiamo anche le bionde, che entrano così a bruciare. Dove stai andando? Non ti vuoi fare vedere la testa? No. Ti sei fatti sapere i capelli? Sì, sì. Chi te li fa? dillo, chi ci facciamo? Dai, Luana. Luana, guardate Luana. Che ti devono scendere ancora? Sì, i boccoli si devono sciogliere. I boccoli si devono sciogliere. Guardate che una signorina, eh? Sì, no, sono nonna. È nonna! Ma quale signorina? Però i figli l'ho avuti giovanissima, non come oggi, che li hanno a 40 anni. Non si sposano proprio oggi? No, convivono, poi si lasciano, poi si riprendono. Un figlio qua, un figlio là. Vorrei essere nata oggi. Spettacolare Nina, è fantastico. Bene, noi da qua naturalmente concludiamo il nostro appuntamento, noi rimandiamo al fine della prossima settimana. Come dico sempre, ciao!